Come fai a sopportare la fame dando un taglio drastico e netto alle calorie? Beh, in questo video vi spiegherò tutti i miei segreti e i miei trucchetti. Ragazzi, io sono Alan e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete ho fatto un piccolo percorso di mini cut di 12 giorni prima di andare a Rimini Wellness e ho tralasciato tutta la parte alimentare, quindi come gestisco la mia dieta e tutti i trucchetti che utilizzo per sentire meno la fame, l'ho lasciato in questo video. Quindi vi porterò un bel full day of eating in questa giornata di allenamento a 2000 calorie. Ragazzi, vi ricordo che queste sono le tips che utilizzo io nella mia dieta, non vi dico di fare come me, ma semplicemente vi riporto i trucchi che utilizzo io e anche dei dati oggettivi per quanto riguarda il cibo. Buongiorno ragazzi, eccoci qua col primo passo della giornata, ovvero la colazione. Sono già intenuto alla palestra, infatti questa è il mio pre-workout, perché tra qualche ora andrò ad allenarmi. Mi conoscete? Sono un amante del porridge e a parer mio il porridge è davvero la colazione più saziante, perché appunto mettendo tanta acqua vado a creare tanto volume e quindi appunto riesco a saziarmi molto. Inoltre a me piace un sacco, soprattutto con le farine d'avena Prozis, perché secondo me sono le migliori farine a livello di gusto e di qualità, sono spettacolari. Stamattina ho usato quella al gusto Choc, sarebbe tipo Nutella. Per la precisione ho messo 80 grammi di avena, sopra ci ho messo 250 grammi tra fragole e frutti di bosco congelati la sera prima e una crema proteica che ho fatto io. Mamma mia, buonissimo. Queste creme proteiche sono una salvezza perché le fatte la sera prima hanno tanto volume, le lasciate in frigo si addensano, poi dopo la mattina ve le trovate super dense, quindi vi sembrerà di mangiare molto di più. Come base ho utilizzato del burro di frutta secca, un mix di frutta secca, quello della Prozis, lo sto provando adesso ed è buonissimo. Poi cacao, burro arachidi in polvere, proteine, un po' di dolcificante e acqua. Lasciare in frigo tutta la notte, super semplice. Andiamo con la classica integrazione mattutina, probiotici che ho già preso prima di far colazione a stomaco vuoto, omega 3 e multivitaminico. Poi l'avena, essendo un cereale con tante fibre, vi darà un grande senso di sazietà, così almeno vi sentirete più sazi e sentirete di meno la fame. E questa mattina ovviamente non può mancare il solito caffè. Nella tazzina Prozis, basta spammarlo. Codice sconto Alan Valca. Fieccio tutto Prozis. Cioè ragazzi, questa crema è tantissima e ha pochissime calorie. Ce n'è ancora. Lasciarla in frigo per farla addensare è la salvezza. Prenderà tantissimo volume perché potete usare più acqua. Colazione strabuona e come vedete mettere tanta acqua nel porridge per renderlo voluminoso. Sì, magari andrà a perdere un pochino di consistenza, sarà un po' meno denso, però se trovate il giusto rapporto comunque vi sazia e vi sembrerà di mangiare di più. Bene ragazzi, io dopo che avrò digerito prenderò il pre-workout e andrò ad allenarmi, quindi noi ci rivediamo direttamente col pranzo. Una delle tips più fondamentali a parer mio è il numero di pasti, ovvero riuscire a trovare il numero di pasti che più ci si addice. Nel mio caso il numero di pasti perfetto in questa condizione è 4, perché io sono uno preferisce fare meno pasti ma riempirsi di più lo stomaco, perché se vado a fare troppi spuntini mi sale semplicemente la fame. Solitamente io faccio sempre uno spuntino come della frutta o qualcosa, ma in questa fase che ho meno calorie vado a evitare di farlo e lo sostituisco con un'altra cosa che lo vedrete poi. Quindi per me trovare il numero di pasti che più ci si addice è sicuramente una cosa fondamentale, che può essere 3, 4, 5, 6 o 7 nel caso siamo delle persone che gli piace mangiare spesso ma porzioni ridotte. E solitamente, dato che sono uno che ha più fame la sera, vado a togliere buona parte di calorie dalla colazione, che lo faccio sempre come pasto abbondante, ma vado a salvare un po' di calorie da questa per averle più la sera. Mentre si prepara il pasto vado a prendermi i miei 5 grammi di creatina post allenamento. Gusto Coca-Cola strabuono. In una fase di definizione o mini cut la creatina mi permette di preservare forza, quindi mi aiuta a mantenere la mia forza, mi aiuta a mantenere la prestazione alta e di conseguenza mantenere massa muscolare. Io la creatina personalmente non la stacco mai, non ci sono benefici evidenti nello stacco di creatina, personalmente non l'assumo solo se faccio magari una settimana senza allenarmi come periodo di scarico o quando vado in vacanza magari, altrimenti non
la stacco mai, né in massa né in definizione. Nel caso siate interessati, vi ricordo che c'è Prozis, che è il mio sponsor, e con il codice sconto ALANVALCA potete acquistare un sacco di cibo, utensili, eccetera, integrazione, attrezzi da cucina, qualsiasi cosa volete e trovate su Prozis. Se utilizzate il codice avete 10% di sconto più omaggi, inoltre mi supporterete direttamente. Nel caso utilizzaste il mio codice, grazie mille per il supporto davvero a tutti. Dai che ho fame. Abbiamo 150 g di verdure solite, 400 g di patate al vapore, un uovo e 100 g di pollo come fonte proteica. Sopra ci ho messo un goccio di salsa barbecue 0 calorie della Prozis. Queste salse sono davvero ottime. Alla fine basta non esagerare, 0 calorie, metterne una spruzzata e daranno molto più sapore ai piatti e sicuramente sono tanta roba, molto molto utili. Essendo un pasto post allenamento, cerco sempre di tenere le regole di un pasto post workout, quindi fonti velocemente digeribili, pochi grassi, in questo caso solo il tuorlo, poche fibre, abbiamo qualcosa di verdure. Come fonte di carbo ho scelto le patate perché mi danno abbastanza sazietà, sicuramente più del riso, io poi le digerisco molto bene, però comunque almeno mi danno un po' più di sazietà rispetto al riso. Poi con la salsa al barbecue, mamma mia. Ah, il pollo è cotto in friggitrice ad aria. Tra l'altro, dato che molti me lo chiedono, vi linko qua sotto la friggitrice che utilizzo, così almeno non me lo chiedete più. Tutto molto buono. Sicuramente una delle cose fondamentali è mangiare alimenti sazianti, voluminosi, sfruttare delle ricette fit. Se mi seguite e sapete, sul mio canale potete trovare tantissime ricette fit, nel caso vi invito ad andare a guardarle. E trovare ricette buone, che vi saziano, sane, è veramente la chiave per rimanere a dieta, sia in un contesto di ipocalorica che anche di normocalorica, perché almeno saremo più soddisfatti della nostra dieta in generale. Quindi comunque anche ragionare sugli alimenti che andiamo a mangiare, sempre considerando fonti sane, ma la cosa fondamentale appunto è avere un occhio di riguardo per magari le fibre, quindi mangiare delle verdure che oltre a farci bene ci manterranno senso di sazietà, evitare magari troppi zuccheri che comunque alzano la glicemia e magari ci fanno venire fame più in fretta, e in generale avere dei pasti voluminosi che ci riempiono per bene lo stomaco. E ricordate che le proteine sono il macronutriente che dà più senso di sazietà a lungo termine. E dato che in una fase ipocalorica è molto utile andare ad alzare le proteine per aiutare il corpo a preservare più massa muscolare, è anche ottimo per avere più senso di sazietà in generale. Basta comunque non eccedere e non mangiare in una quantità spropositata, come anche di fibre e come anche di tutto il resto. L'abuso fa sempre male. Momento della merenda. Un'altra cosa molto utile sono sicuramente le bibite zero. Io personalmente non vado a bere bibite zero, ma le utilizzo per fare dei ghiaccioli da mangiare magari la sera, o comunque magari quando mi viene fame sgranocchio uno di questi ghiaccioli, perché solitamente congelo o delle bibite zero o ancor meglio dei bolero. Infatti prendo i bolero, li metto nell'acqua e semplicemente li congelo, avendo questi ghiaccioli da mangiare come spezza fame, li chiamo io. Zero calorie. Vi lascio il link Amazon dei bolero che utilizzo qua in descrizione se siete interessati. Sono molto molto buoni. Un'altra cosa molto utile è sicuramente il caffè, ma vediamo come vado a farmelo in modo che sia un po' più saziante e che ci stia bene con sto clima che fa un caldo della madonna. Dato che, se non lo sapete, il caffè e la caffeina aumenta un po' il senso di sazietà. Ovviamente non dovete esagerare con la caffeina perché, ragazzi, è molto pericoloso, però sappiate che comunque il caffè in generale dà un po' di senso di sazietà, ma io me lo voglio fare un po' più buono. Come avete visto, mi sono fatto un frullato, praticamente è un caffè ghiacciato, con caffè in polvere, dolcificante, 120 ml d'acqua e 3-4 cubetti di ghiaccio. Al posto del dolcificante potete anche usare un aroma a qualche gusto, ci sta da Dio. Come ho detto, ho tolto le calorie dalla merenda, quindi almeno bevo qualcosa di rinfrescante che tra virgolette mi sazia. Comunque è uscito un bel frullato considerando che non ha calorie, poi riesco a tirare tranquillamente fino a cena. Poi come gusto mi piace un sacco. Tra l'altro non ci stava tutto perché il resto l'ho bevuto direttamente dal frullatore. Un'altra cosa importantissima comunque ovviamente è bere, quindi bere tanta acqua, sia in generale perché bere acqua è importante, ma comunque dà anche grande senso di sazietà, quindi ovviamente bere è importante. Io personalmente bevo già 6 litri d'acqua al giorno, non vado a berne di più, ma mantengo sempre i soliti miei 6. L'integrazione a parer mio è davvero una cosa fondamentale, infatti soprattutto in un periodo dove si mangia di meno, andare magari a integrare vitamine / omega 3, perché comunque andando a mangiare di meno abbiamo una possibile carenza di micronutrienti. Ovviamente tutti avremo l'integrazione diversa, io oggi vi mostrerò la mia, non vi dico di copiarmi, ma semplicemente vi mostro appunto come integro io.
Altra tips, ragazzi, per ingannare il cervello, infatti mangiare in piatti piccoli piuttosto che anche utilizzare dei cucchiai piccoli, quindi mangiare più bocconi e anche sembrare di mangiare porzioni più grandi avendo dei piatti piccoli, ingannerà un po' il cervello e fidatevi, non è una cosa così scontata. E sicuramente anche una cosa che dovrei imparare a fare io è mangiare più lentamente per sentire di più il senso di sazietà. Come componente di verdure abbiamo 3 zucchine tagliate messe in friggitrice d'aria con delle spezie e un po' di insalata tipo 100 grammi con dei pomodorini sopra. Come piatto principale 100 grammi di couscous con dentro 100 grammi di passata di pomodoro, 100 grammi di Philadelphia proteico e ho gli 80 grammi di pollo che mi erano avanzati. Bello cremoso, bello voluminoso, infatti sembra più una pappetta, però a me piace tantissimo. Infatti anche il metodo di cottura di un alimento è molto importante, perché ad esempio se riso, pasta, couscous eccetera li fate cuocere un po' di più senza che arrivino a spappolarsi, però sicuramente si riempiono, assorbono più acqua e quindi vi sazieranno di più. Tra l'altro ragazzi, due alimenti che mi stanno salvando sono la zucca, perché la potete fare sia dolce che salata e veramente a pochissime calorie vi sazia un botto, e anche ovviamente l'anguria adesso che è stagione, ma poi lo vedrete prima di andare a letto quello. Anche partire prima dalle verdure è un'ottima cosa, perché appunto vi lasciate il meglio dopo e intanto iniziate un po' a riempirvi. Sono cose che vi dico, ma sostanzialmente sono entrate un po' nella mia abitudine in generale alimentare, ecco. Anche la roba abbastanza piccante secondo me aiuta molto. Pasto finito, decisamente molto buono, ma ora c'è lo spezzafame. Ecco qua, come vi dicevo, i ghiacciolini spezzafame, 0 calorie. Questi sono fatti con un bolero gusto, frutti tropicali, sono buonissimi. Questi li mangio come snack, diciamo, quando ho fame. Di solito ne mangio un paio la sera, comunque tanto sono 0 calorie e davvero tanta roba. Per me è molto meglio mangiare questi piuttosto che bere una bevanda zero a livello personale, cioè a me piace di più sgranocchiare qualcosa. E vabbè ragazzi, arriviamo con l'ultimo pasto della giornata, ovvero gelato proteico da 2 litri. Ormai lo conoscete già, è un must del canale e come base ho utilizzato dell'anguria e poi solito proteine, latte, gomma di xantano, dolcificante e ghiaccio. E sopra ci ho messo 10 grammi di mandorle. L'anguria ha davvero pochissime calorie, come vi dicevo prima, ma uscirà lo short dedicato, quindi pazientate. Se invece è già uscito ve lo linko qua. Su Instagram e TikTok tra l'altro pubblico prima le ricette. Comunque ragazzi, questa penso sia la ricetta migliore, salva definizione davvero. Vi sazia un sacco e non tutti sicuramente riescono a finirlo, quindi potete fare una dose inferiore, però davvero buonissimo, consistenza come vedete è fantastica. Mi raccomando, se volete questo frullatore ve lo linko in descrizione e vi linko anche la gomma di xantano da Amazon, altrimenti la gomma di xantano di Guar potete trovarla tranquillamente su Prozis. Questo gelato io me lo mangio dalle 2 alle 4 volte al giorno, a settimana, quando mi vanno mi faccio problemi. Questa è una salvezza. Poi tra l'altro anche d'estate che fa un caldo della madonna, questo è davvero ottimo. Detto ciò, io me lo mangio spaparanzato sul divano e quindi buon ultimo pasto a me. Vi leggo le calorie della giornata. Sono arrivato a 250 grammi di carboidrati precisi, 40 grammi di grassi precisi e 175 grammi di proteine su 180, per un totale praticamente di 2000 calorie. Questi sono i miei macro nei giorni on. Se siete curiosi di vedere come ho affrontato il mini cut e i risultati, vi lascio il video nelle schede. Mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto, commentate, condividete il video, iscrivetevi se volete. Mi raccomando, seguitemi anche sulle altre social che trovate in descrizione, comunque faccio vedere nel sotto. Io vi saluto, noi ci rivediamo in un prossimo video. Non so se sarà un video vlog, ricetta, allenamento, qualsiasi cosa, non lo so. Non vi resta che iscrivervi per scoprirlo. Alla prossima!